Questa settimana leggiamo la parasha di Miketz. Yosef si trova già in Egitto e incontra, dopo tanti anni, dopo essere stato venduto, i fratelli. C'è una domanda fondamentale tra i commentatori nell'atteggiamento di Yosef: perché non si fa riconoscere subito a loro, ma anzi li tratta duramente, inizia a torturarli, prima rispetto a Shimon, e poi pretende addirittura che Beniamin venga portato in Egitto. Tanti critici, vedendo questo brano della Torah, sostengono che Yosef voglia vendicarsi dei fratelli. Sostengono che, poiché Yosef era stato venduto, gli era stato fatto del male, i fratelli in qualche modo devono pagare per ciò che hanno fatto. I commentatori della Torah invece non sono d'accordo con questo atteggiamento. Il motivo per cui non sono d'accordo con questo atteggiamento è l'espressione che utilizza la Torah nel momento in cui Yosef vede i fratelli. La Torah, a proposito, ci dice: Vaiskor Yosef et haholomot asher chalam lahem. Yosef si ricordò dei sogni che aveva fatto. Non c'è scritto Yosef, vedendo i fratelli, si ricorda del male che aveva subito, del fatto che era stato buttato dentro un pozzo, del fatto che era stato venduto, ma si ricordò dei sogni che aveva fatto, questi sogni di grandezza che caratterizzano la sua infanzia. I fratelli, nei sogni in questione, dovevano inchinarsi a lui. E questo fatto si verifica nella nostra parasha. Nonostante questo, Yosef pretende che venga anche Beniamin. Ramban, nel suo commento alla Torah, si pone una domanda: se i fratelli si sono inchinati a lui, perché non farsi riconoscere subito e richiamare immediatamente Yaakov, che sarebbe immediatamente venuto? E ancora prima di questo, nel momento in cui era possibile, appena diventato grande in Egitto, perché non chiamare immediatamente il padre e torturare un povero vecchio? È vero che i fratelli devono pagare per quello che hanno fatto, ma perché deve rimetterci anche il padre? La risposta a questa domanda è nel verso che abbiamo detto prima. Yosef si ricorda dei sogni che aveva fatto e pensa che questi sogni debbano avverarsi, non tanto per dominare i fratelli, ma perché questo è il destino che è stato designato per loro da parte di Kadosh Baruch Hu. Ma potremmo dirci: se Kadosh Baruch Hu vuole che queste cose si avverino effettivamente, può farlo comunque, anche se Yosef si oppone con tutte quante le forze al disegno divino. Kadosh Baruch Hu ha la forza di mettere in pratica le cose, perché aiutare il destino? Rambam, nelle Ilkhot Teshuvah, scrive una cosa molto importante. Noi dobbiamo pensare a ciò che i fratelli di Yosef hanno fatto. E potremmo pure dire che le porte del Shua sono sempre aperte. Possono pentirsi in ogni momento per quello che hanno fatto. Yosef non deve aiutarli, ma Yosef vuole che i fratelli siano messi alla prova. E chiamando Beniamin in Egitto può riuscire a mettere i fratelli di fronte alla stessa situazione nella quale si è trovato lui nel momento in cui è stato venduto, e deve mettere i fratelli di fronte a questa prova attraverso l'episodio del calice. Tutti quanti i fratelli osteggiano Beniamin e cominciano a dire che Beniamin è esattamente della stessa pasta di Yosef, e sarebbero portati istintivamente ad abbandonarlo come avevano fatto con Yosef. Ora, la vera Teshuvah qual è? È la Teshuvah che deriva da un comportamento diverso rispetto a quello che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo peccato. Se noi abbiamo peccato con una donna e abbiamo fatto qualcosa di male, se abbiamo fatto veramente Teshuvah, quando ci troviamo di fronte esattamente alla stessa situazione, dobbiamo avere forza e non
continuare a peccare. I fratelli Yosef, trovandosi fronte alla stessa situazione che avevano nei confronti del fratello, trovandosi di fronte a Beniamin, devono avere la forza di non abbandonarlo, di non lasciarlo solo. E questo sarà l'atteggiamento che caratterizzerà la figura di Yehudà nella parasha della prossima settimana, nella parasha di Vaigash. Nel momento in cui Yehudà troverà la forza di opporsi a Yosef, di essere garante rispetto alla figura di Beniamin, Yosef capirà che Yehudà, in primo luogo, e gli altri fratelli sono veramente cambiati. E in questo modo Yosef riuscirà, da una parte, a far verificare i suoi sogni, ma soprattutto a recuperare la fratellanza con i fratelli. Quindi dirà: Ani Yosef Achichem, io sono Yosef, vostro fratello. Mentre la parasha di Vayesh la scorsa settimana, quando Yosef diceva Et Ahai Anochim Lokesh, io cerco i miei fratelli, un misterioso uomo gli risponde: Nasum Mise, sono andati via da questa cosa. Non tanto sono andati via dal posto in cui si trovavano, ma sono andati via dall'Achva, sono andati via dalla fratellanza. E lo scopo di Yosef è quello di recuperare questa fratellanza e riuscire a ricostruire l'armonia di esserci all'interno del clan di Israele, all'interno del popolo di Israele. Shabbat Shalom.